Benvenuti a Teleracconto. Come sempre iniziamo con quello che è il calendario del fine settimana di eventi e occasioni per visitare il nostro territorio. A Saltara c'è Saltarua il 5 e 6 luglio. Sapete che questa è una manifestazione che porta ogni anno degli artisti. Quest'anno sono Nada il 5 e il 6 invece ci sarà Eugenio Bennato, fratello del più famoso Edoardo. A Pesaro poi iniziano due festival molto potremmo dire similari. Si tratta del Santa Marta Festival, che si tiene proprio all'Istituto Santa Marta, all'Istituto Alberghiero, e il Festival Utopia, che si tiene invece a Miralfiore. Entrambi sono delle situazioni, dei festival che offrono la possibilità di lavoro a persone, a ragazzi in difficoltà. E si tratta appunto non tanto di un festival in quanto tale, canzoni, musica e altro, ma sono eventi enogastronomici, diciamo così, alla portata di tutti, a un prezzo calmierato, dove appunto i ragazzi sono protagonisti per imparare una professione che potrebbe essere la loro nel futuro. E, ripeto, si tengono a Santa Marta, l'Istituto Alberghiero, fino al 27 di luglio, al 28 luglio, chiedo scusa, e invece al Miralfiore il Festival Utopia continua fino al 30 agosto. E poi sempre a Pesaro c'è la famosissima Festa del Porto, una delle feste più antiche delle Marche, e arriverà fino al 7 luglio. Vi segnalo di questa lo spettacolo pirotecnico che si dice da sempre essere uno dei più belli in assoluto dell'intera regione. Nella zona Chiaruccia, all'Arena BCC, come vi ho già detto, è patron. Questa trasmissione ha il patrocinio dell'Arena BCC e quindi vi annunciamo ogni volta quelli che sono gli spettacoli che là si tengono. E in questo caso, appunto nel fine settimana, ci sarà il San Costanzo Show all'Arena BCC a Tre Ponti, zona Chiaruccia. Infine a Pianello di Ostra c'è la 19esima sagra del Passatello dal 5 al 9 di luglio, quindi prosegue anche a inizio settimana. E poi come sempre noi abbiamo due ospiti con cui approfondiamo invece due eventi che anche questi si tengono nel fine settimana. Vi presento subito gli ospiti, ad iniziare da Floriano Rondina, che è il presidente dell'associazione Quei là dal Fium di Tombaccia, e poi Jacopo Fiorani, che invece è il presidente dell'associazione La Stiele di Novilara. Benvenuti. Salve. Grazie. Salve, grazie. Bene, Floriano, noi parliamo insieme a te della Festa del Fritto di Tombaccia, però prima mi devo togliere un po' di curiosità. Perché l'associazione si chiama Quei là dal Fium? Perché effettivamente è stato un momento nel quale volevamo fare una rivalsa nei confronti dell'amministrazione e del comune stesso, perché chiaramente noi siamo al di là del fiume Metauro, l'unico punto di comunicazione tra la nostra località e il comune era rappresentato praticamente dal ponte Metauro. Ci sentivamo un attimo un po' in disparte, per cui abbiamo cercato di animare la località e abbiamo deciso... Insomma, quei là dal fiume, come dire noi che siamo giù in fondo. Esatto, sì, effettivamente diciamo in estrema periferia. In estrema periferia. E sai che però, la periferia... Aspetta, però non togliamo anche Torrette, no? Metroviglia. Certo, però anche loro effettivamente, analogamente a noi, sono collegati con il comune, con il centro attraverso il ponte Metauro, che è praticamente l'unica via di comunicazione. Lo era in verità fino a qualche anno fa, adesso c'è una seconda traversata che fiancheggia praticamente l'autostrada e che dà la possibilità di raggiungere la periferia verso il centro praticamente attraverso queste due vie. E le famose opere compensative della terza corsia dell'autostrada. E dunque voi avete iniziato 13 anni fa la Festa del Fritto. È venuta, sì. Sai come si dice, no? Fritto è buona anche una ciabatta. Una ciabatta. Quindi il fritto si va sul sicuro, no? Sì, si va sul sicuro, però sinceramente abbiamo riscontrato molta affluenza, per cui il fritto sicuramente è piaciuto. Volevo fare una precisazione, sì, 13 anni, però in effetti sono 14, perché c'è stata la piccola parentesi del Covid che in qualche modo ha segnato tutti e ci ha impedito di fare la 14esima edizione, però sarà il prossimo anno l'occasione propizia per farlo. Certo.
Dicevamo il fritto, certo ha un appeal non indifferente, anche perché sappiamo benissimo che friggere a casa alla gente non piace più tanto, ecco, un po' per gli odori, un po' per il tanto lavoro che c'è da fare, quindi questa è l'occasione buona per assaggiare tutto ciò che solitamente viene fritto. Certo. E quando si dice solitamente viene fritto, che cosa intendo? Pesce, carne? No, carne no. Sì, sì. Anche carne? Anche carne. Pollo, praticamente steak, polpettine, che vengono praticamente nell'ambito della manifestazione, il fritto viene suddiviso in tre parti, sì, tra cui c'è la possibilità di chiedere il fritto di pesce, fritto di carne e fritto di verdure con verdure pastellate, eccetera eccetera. E praticamente abbiamo negli anni, insomma, si è dimostrato che la gente apprezza questo tipo, certo, di piatto. Poi sinceramente ha una certa fragranza, soprattutto perché consumato immediatamente dopo, certo, a quando è stato realizzato, cioè noi lo realizziamo al momento e lo elargiamo, certo, esatto, e lo serviamo. Anche perché il fritto, si sa, mangiato il giorno dopo non è che sia proprio come... Ma anche a distanza di qualche ora, certo, il tempo di raffreddarsi già non è più quello che è invece appena fatto. Esatto. Vi faccio vedere anche lo stampato che caratterizza questa, copro sempre il mio faccione così evito di spaventare i bambini, e questo è il logo, l'opuscolo che accompagna la vostra festa. Della vostra festa c'è da dire anche che voi ogni anno avete la caparbietà di inventarvi un prodotto, un fritto nuovo. Sì. Io ricordo il gelato di cui parlavamo poco fa quando le telecamere erano ancora spente, ma esatto, quest'anno invece avete... Quest'anno abbiamo diversificato, ma in verità tutti gli anni cerchiamo di fare una pietanza diversa, cioè che accompagna al fritto che dicevamo poc'anzi. Praticamente facciamo un dolce e lo facciamo noi direttamente, dove ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di diverso. All'inizio c'è stato il gelato fritto, ma poi molto complicato, come dicevo, sì, complesso nella realizzazione e quant'altro, però comunque la volontà era quella di diversificare, per cui nel tempo abbiamo fatto, oltre al gelato fritto, frutta fritta, creme particolari. Per quest'anno abbiamo deciso praticamente di fare delle mezzelune e dei nastrini farciti di crema di cioccolato, chiamiamola così, per non pubblicizzare, insomma, la nota marca che, esatto, noi tutti conosciamo, quindi esatto, cioccolato dentro a queste mezzelune, questi nastrini che saranno, come si dice, fanno una luperia, no? Sì, ma anche di più. Trigliceridi a parte, io vi consiglio assolutamente di partecipare alla festa del fritto, perché come tradizione vuole, non è solamente buona tavola, ma anche poi tutto il corollario di eventi, di spettacolo. Ce n'è uno in particolare che possiamo segnalare, un qualcosa di, che, diciamo, di nuovo che emerge? Allora, noi chiaramente di fianco all'aspetto culinario abbiamo anche delle orchestre che allietano la serata, certo, consentono di ballare, eccetera eccetera. Poi abbiamo da un paio d'anni allestito un secondo palco, in maniera tale da coinvolgere anche, diciamo, le persone in età più giovane, sì, diversificando anche la musica. In quindi noi, tale, diciamo, quelli più giovani, sì, siamo noi, no? Volendo possiamo anche noi effettivamente ascoltarla, perché è quella che va in voga tra i ragazzi, comunque, certo, sia, è orecchiabile. Noi. E niente, a quel punto, anche perché effettivamente le orchestre, i balli liscio, eccetera eccetera, riguardano una certa categoria, appunto noi. Mentre invece il secondo palco dovrebbe essere, insomma, una sorta di attrazione per le giovani leve. Certo. Poi oltre a quelle ci sono, vabbè, anche attrazioni per i bimbi nel Parco Verde a Latere, dove ci saranno giostre gonfiabili, eccetera eccetera. E poi nella strada che fiancheggia praticamente alla pista polivalente dove noi facciamo la manifestazione, ci sono dei piccoli
delle piccole tende, mercatini, eccetera, certo, eccetera. Tutto ciò che potrete meglio imparare, leggere, definire attraverso tutti i mezzi di comunicazione che serviamo, io lo continuo a dire e lo dirò sempre ad ogni puntata, oggigiorno abbiamo internet, abbiamo i quotidiani e quindi il programma completo non vi sarà difficile reperirlo. Io l'ultima parola la vorrei spendere per i volontari, perché sì, è una cosa che accomuna tutti voi che siete ospiti di questa trasmissione. Ne approfitto con te perché prima dicevamo è un apporto fondamentale, è di tutti, certo, è di tutti. Certo, certo. Nel vostro caso addirittura aiutano anche... Guarda, noi solitamente nella manifestazione abbiamo all'incirca un'ottantina, se non più, di volontari, tra bambini e persone un pochettino più adulte che si adoperano per preparare i palchi, i tavoli, le seggiole, gli impianti elettrici prima e quant'altro. E prima dopo. E dopo soprattutto, perché certo, poi dopo, una volta finita la festa, festa, effettivamente la domenica sera spesso e volentieri facciamo le 3, le 4 del mattino, certo, proprio per cercare di ripulire il tutto, certo, nell'immediato. Però effettivamente mi preme sottolineare questa cosa perché coinvolge tutta la cittadinanza e tutta la località. E effettivamente è un discorso che accomuna e crea comunità, insomma. Certo, certo, e certo, questo è un fattore che in effetti ci inorgoglisce. Vedere tanti bambini che si adoperano, girano per i tavoli, puliscono, praticamente aiutano. È una cosa che effettivamente dà piacere agli occhi e anche al cuore. Certo, no, non dimentichiamolo perché questo va detto, le feste non sono solamente un salsiccia e vino, insomma, diciamocelo, è anche un modo di sentirsi comunità, no? Certo, certo. Collaborare, perché poi, vabbè, c'è il lavoro prima, c'è il lavoro dopo, c'è il lavoro durante, ma poi è anche un modo di, non so, fare una cena, andare da qualche parte insieme, insomma, si fa veramente comunità e questo è un merito di tutte le feste che vengono organizzate in tutti i territori, non solo nel nostro. Grazie Floriano, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo sottolineare che appunto se non ci fossero questi volontari, effettivamente una manifestazione come la nostra difficilmente riuscirebbe a resistere. Avrebbe dei problemi, certo, esatto, sì, certo. Bene, invece Jacopo, io e te ci conosciamo da un po' di anni, e io devo dire una cosa, tu, io non lo so se dico bene, ma tu sei stato l'inventore, diciamo, l'ideatore, si usa dire così, di quella che è la manifestazione di Novilara, no? Sì, innanzitutto ben trovato, sono contento di essere qua e grazie dell'invito. Sì, adesso non va bene, lo prendo come complimento, ti certo, ringrazio. Sì, diciamo che Novilara aveva una tradizione legata a una festa che aveva un altro nome, un'altra certo, linea, negli anni, a fine anni 70, poi questa cosa è stata persa e noi l'abbiamo, io dico noi perché alla fine, come sappiamo, no, lo sì, spirito è sempre un pool, collettivo, no? Esatto, abbiamo avuto la forza di riprenderla in un certo modo, questo modo nuovo, magari più attuale se vogliamo, in parte sì, è merito anche mio, che non ti nego che inizialmente è stata anche un po' una battaglia per... Una scommessa, una certo, scommessa, esatto, anche, ma anche perché c'era lo zoccolo duro, lo chiamiamo, no? Che ancora era legata alla tradizione, e invece noi, un po' più nuove leve all'epoca, che volevamo apportare. Sì. Cambiare un po'. Esatto, l'idea sì è stata un po' quella di, diciamo, tenere tutto il buono della tradizione del passato, però renderlo un po' più fresco, più attuale. Certo. Beh, non ho... Non c'è bisogno di presentare Novilara, è un balcone bellissimo nel comune di Pesaro. Tra l'altro, non so se vedete, dalla nostra veranda si vedono le scenografie che poi sono naturali, panorami naturali che si possono vedere anche da Novilara. E Novilara, no? Feudo di Baldassar Castiglione, bravissimo, l'autore di Il Cortegiano. Che anche lì è interessante. È perché... molto bello, peccato che ne sia stato distrutto il palazzo del feudatario, però insomma ha una storia molto antica, bellissima.
E io ricordo però, Jacopo, che all'inizio si chiamava Tagliatelle al Castello, ovvero le prime edizioni. Esatto. Posso aggiungere, se permetti, che ho sempre notato però che la vostra, la tua manifestazione ha sempre messo in risalto un po' la cultura, cioè non ha lasciato, come dicevamo prima, piadine e salsicce, ma mettere in risalto anche l'aspetto culturale di Novilara, l'apertura del museo, eccetera, eccetera. Dici qualcosa di più? Beh, no, ti ringrazio per questo gancio che mi dai, perché giustamente lo spirito era proprio quello. Quando abbiamo riesumato, quindi recuperato la festa che prima era degli anni 70-80, nel 2012, perché è stata rimessa in piedi, aveva proprio il nome Tagliatelle al Castello. Ed era un nome che ovviamente diciamo, collegava il borgo di Novilara al prodotto tipico, che è appunto le tagliatelle famose di Novilara. E, però diciamo che ci siamo resi conto dopo qualche edizione che questa cosa rimaneva un po' riduttiva in qualche modo e non metteva in prima luce il borgo stesso, perché quello che cerchiamo di fare in questi 3 giorni è quello di arricchire il castello di Novilara come se fosse un contenitore di tante cose e di tante forme culturali di arte che possono avere espressioni diverse, dalla gastronomia a forme più artistiche, di visual, quindi è come cercare in profondità un filo conduttore che possa tenere insieme non solamente l'aspetto gastronomico, perché poi abbiamo anche dei vini, ma anche arti figurative, piuttosto che un concorso letterario, però tutto che abbia un cappello che rientri in questo richiamo enogastronomico e soprattutto del saper fare con le mani. Questo è un po' quello che ci piace. Questa è un'altra cosa che sottolineo molto spesso in questa nostra trasmissione, il fatto che queste feste non servono solamente, lo ripeto per l'ennesima volta, per sedersi a tavola, anche se è una componente molto importante, ma anche valorizzare i luoghi, no? Dove si tengono, perché noi dobbiamo imparare ad apprezzare ciò che abbiamo. Vengono i turisti che dicono bello, 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 noi che invece ci abitiamo neanche magari facciamo caso alle nostre bellezze. Novilara adesso si chiama Novilara Arte e Gusto, quindi Novilara rimane in primo piano, non più il castello ma proprio la località. Esatto. Vi faccio vedere anche qui lo stampato che ripropone il logo della manifestazione, e dicevi arti figurative, visual, volevo essere inglese, anglofono. E che cosa c'è quest'anno? Dire? C'è qualche artista in particolare? Allora, ogni anno abbiamo un artista, perché anche infatti il logo che hai richiamato, comunque la volontà è di legarci a qualcosa che evolve, no? Quindi anche la gallina che sfuma e diventa qualcos'altro, perché da noi la gallina è il simbolo della nostra gloria contadina, della tradizione, che però si trasforma. E noi abbiamo un arco d'ingresso molto iconico che aveva appunto un vecchio ponte levatoio, e dove infatti ogni anno abbiamo un video mapping, quindi è un visual che dura tutta la notte a partire dalle 9:30, quindi e ogni volta c'è un artista nuovo che si esprime su questo elemento che appunto viene mappato e poi rappresenta dei video in 3D che lo animano. Questa è una forma, poi avremo un altro artista che lui è originario di Novilara ma vive in Olanda, ad Amsterdam, che verrà a fare live, a disegnare un'area del castello, quindi ogni volta c'è qualcosina in più. Tra gli ospiti poi per aggiungere ci sarà Elisa Menini, che lei è una bravissima fumettista che parla di folklore giapponese in questo caso, perché poi vive anche ovviamente nelle comunità, nelle realtà del territorio, abbiamo anche nuove etnie che sono entrate, e anche noi abbiamo una famiglia giapponese che è molto importante, che è legata a Watanabe, che appunto è l'architetto, un architetto famoso del nostro territorio, e lei appunto con il folklore giapponese fa animare dei fumetti, quindi sarà un reading di fumetti con un video analogico, quindi live il racconto. Diciamo che non è quello che uno si potrebbe aspettare, una mostra di pittura così estemporanea, sono forme innovative, bello, bello. Esatto. Questo è un pretesto,
ulteriore per venire a Novilare e assaggiare le vostre tagliatelle, che dicevi bene, le tagliatelle sono il simbolo di Novilare, no? Tagliatelle con i fagioli. Bravissimo. Non si sa bene, tu lo sai chi l'ha inventata per primo, se la Maria o il... Allora, qui stiamo entrando in un tema un po' delicato. Un campo minato. No, qui facciamo la guerra. No, allora, ufficialmente l'anno scorso il Comune di Pesaro ha riconosciuto il marchio Deco per le tagliatelle e i fagioli di Novilara. Certo. E quindi, diciamo, è riconosciuto al borgo. Fra i due ristoranti, prima la Maria, però diciamo che entrambi hanno una storia lunghissima, certo, di 50 anni, più di 50 anni, e comunque adesso non è chi prima chi dopo, l'importante è che siano buone, effettivamente, certo, valide e richiamino al borgo. Senti, e allora le date della manifestazione? Noi iniziamo venerdì 5 e poi seguiamo sabato 6 e domenica 7 luglio. E non l'ho chiesto a Floriano, sempre le stesse date. È la medesima datazione. Beh, non c'è ci problema. Ci sovrapponiamo in maniera... No, ma il pubblico vedrà che sceglierà magari il sabato di venire da uno e la domenica dall'altro. Possiamo anche creare un gemellaggio. Esatto, potrebbe essere che ci siate incontrare, potremmo fare anche la tagliatella fritta un giorno. Chissà. Possiamo discutere. Bene, grazie per essere stati a Teleracconto e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Come sempre, il mercoledì non in replica, perché in replica gli orari sono differenti, ma nella prima messa in onda, quindi adesso, noi cediamo la linea al nostro TG Occhio alla Notizia, quindi saluto la redazione giornalistica. Grazie a tutti voi per averci seguito e l'appuntamento è, come sempre, mercoledì prossimo dopo le 20. Ciao!